Il comparto del riciclo dei rifiuti in carta e cartone consolida la propria posizione di vertice in Europa, sfidando la pandemia e le turbulenze di un mercato sempre più globalizzato, ma chiede al governo un intervento urgente per correggere i passaggi della normativa nazionale che mettono a rischio la concorrenza nel settore. Con quasi 6,8 milioni di tonnellate di macerie prodotte, in aumento del 3,2% sull'anno precedente, anche nel 2020 la filiera italiana si conferma seconda in UE per volumi di produzione dopo la Germania, un'eccellenza che ha retto all'onda d'urto dell'emergenza Covid-19, merito anche della solidità di una rete di impianti diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, 600 quelli censiti nell'ultimo rapporto annuale di Unirima, l'Associazione Nazionale dei Produttori di Maceri. Grazie a questo che noi abbiamo superato gli obiettivi di riciclo. Noi gli obiettivi di riciclo abbiamo superati grazie alla rete di impianti capillare e diffusa su tutto l'intero territorio nazionale. Impianti che hanno consentito di raggiungere con 16 anni di anticipo l'obiettivo europeo del 75% di riciclo al 2025 e che oggi con l'87% vedono l'Italia superare il target dell'85% al 2035. A mantenere il comparto al top in UE, spiega però l'associazione, non è solo la solidità industriale degli operatori ma anche la loro capacità commerciale. Dopo aver prodotto materiali riciclati bisogna infatti anche collocarli sul mercato, questione vitale per l'Italia che da più di 10 anni è esportatore netto, cioè produce più maceri di quanti non ne riesca ad assorbire la domanda delle cartiere nazionali, che nel 2020 hanno consumato 5 milioni di tonnellate mentre 1,8 sono state esportate prevalentemente verso India e Indonesia. E non era impresa facile dopo che lo stop alle importazioni della Cina, che fino al 2018 era il principale acquirente mondiale di maceri, ha costretto i riciclatori del mondo intero a trovare rotte commerciali diverse. E se i nuovi sbocchi mettono il comparto al riparo dagli scossoni del mercato globale, è dal mercato nazionale che oggi, denuncia Unirima, arrivano le principali minacce all'operatività delle imprese private del riciclo. La concorrenza è la vera sfida per il nostro settore, avverte l'associazione facendo riferimento alle osservazioni dell'antitrust che in una memoria consegnata al governo aveva ravvisato profili di scarsa concorrenzialità nel mercato dei rifiuti, riferendosi tra l'altro all'eccesso di affidamenti in-house o al vincolo introdotto con il recepimento delle direttive europee sull'economia circolare, in base al quale le imprese che scelgono di consegnare i propri rifiuti urbani ad un operatore privato e non al servizio pubblico di gestione devono farlo per almeno 5 anni. Ora che tra le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è anche quella sulla concorrenza, l'associazione auspica che il governo Draghi prenda nella dovuta considerazione le indicazioni dell'Authority. E sempre in tema di PNRR, le imprese del macero plaudono alla scelta di inserire il settore della carta e del cartone tra le filiere flagship che saranno finanziate con i fondi del piano. Il tessuto nazionale è fatto prevalentemente di piccole e medie imprese, che sono le imprese più resilienti e più innovative nel campo del riciclo. L'obiettivo principale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è proprio quello di sostenere questo comparto. Al settore della carta e del cartone andranno 150 dei 600 milioni appostati sulla linea di intervento dedicata ai cosiddetti progetti faro di economia circolare, da utilizzare secondo Unirima più per il revamping degli impianti esistenti che per la costruzione di nuove strutture. In questo settore è uno di quelli in cui non c'è stata mai carenza impiantistica. Cerchiamo di efficientare quello che c'è, poi andiamo a verificare se effettivamente c'è bisogno di qualcosa.